Siamo con il candidato sindaco di Petrosino, Vincenzo D'Alberti, oggi presentazione della lista Adesso il futuro. Quale futuro per Petrosino con D'Alberti? Intanto questa sera è una giornata di festa perché presentiamo la lista dei nostri candidati al Consiglio Comunale. Sono tutti giovani, giovani uomini, giovani donne che hanno tutti al cuore il futuro di Petrosino. Il futuro di Petrosino, l'abbiamo detto diverse volte, passa attraverso lo sviluppo delle nostre risorse, dell'agricoltura, del turismo, dell'occupazione, quindi tramite l'aiuto che ci può dare l'Unione Europea, lo sviluppo che abbiamo tramite le opportunità che vengono dall'Europa. Quindi una giornata di festa per parlare di quello che sarà il futuro di Petrosino, il programma per i 5 anni, perché Petrosino è stata abbandonata dalla politica e la politica deve ritornare ad essere al cuore della vita amministrativa di questa città. Lei ha indicato già 2 rappresentanti della sua squadra assessoriale, questo è importante perché insomma ha dato già la guida, l'indirizzo di quello che dovrebbe essere Petrosino nei prossimi 5 anni. Noi abbiamo indicato 2 assessori che saranno con noi un punto centrale di questa amministrazione. Il primo è Antonello Pezzini, che è un questore del Comitato Economico e Sociale Europeo, un uomo dell'Unione Europea, un uomo della Commissione, uno realmente esperto di politiche di sviluppo, non persone che si siedono e diventano esperte di Europa in un pomeriggio come abbiamo assistito in questi giorni. Noi abbiamo scelto Antonello Pezzini con forza perché ci serve un rapporto diretto con le istituzioni europee. Lui in qualità di questore del Comitato Economico può darci veramente una mano. L'altro assessore che abbiamo scelto è l'assessore alla cultura, la professoressa Concetta Vallone. Europa e cultura, cultura dell'occupazione, cultura dell'innovazione, cultura dello sviluppo sono quelle che noi riteniamo di essenziale importanza per la crescita economica e lo sviluppo di questa cittadina. Perché votare Vincenzo D'Alberti? Per un futuro di innovazione, un futuro di crescita, un futuro per crescere assieme, per risolvere assieme i problemi di questa città tramite partenariati, tramite lo sviluppo agricolo, tramite l'innovazione. Quindi una crescita occupazionale, economica, culturale, sociale che questa cittadina deve intraprendere grazie alla nostra guida, grazie alla passione dei nostri candidati al Consiglio Comunale e grazie all'aiuto di questo popolo che ha risposto oggi con estremo entusiasmo alla nostra richiesta di collaborazione. L'invito che noi poniamo stasera è quello di non avere paura di parlare di politica, di non avere paura delle minacce, di parlare di politica ogni giorno con i cittadini, con i vostri vicini, con gli imprenditori, con tutti gli organismi della vita sociale di questa città. Abbiamo bisogno di parlare di politica, però abbiamo bisogno di parlare della buona e sana politica. Siamo con uno dei designati assessori di Vincenzo D'Alberti, del candidato Vincenzo D'Alberti. Siamo con Concetta Vallone, che è designato assessore alla cultura e alla pubblica istruzione. Una squadra importante che si sta costruendo attorno a Vincenzo D'Alberti. Ecco, cosa fare per la cultura e per la pubblica istruzione a Petrosino? E allora, sì, siamo una bella squadra sicuramente attorno a una grande persona, quale è D'Alberti, e questo giovane guarda l'Europa con un occhio veramente attento, vuole proprio portare da noi questa cultura particolare, questa formazione, e questa economia, ecco, una smossa dell'economia. Per quanto mi riguarda sono tante le cose che vorrei mettere in atto nel mio assessorato. Uno fra questi è importantissimo, è una forte sinergia fra il vino, il turismo e quindi la scuola stessa, l'istruzione. Il vino è poi cultura del territorio. Sì, infatti è nelle mie intenzioni, oltre che andare in una forte sinergia con quello che è il geometra, una scuola superiore, la scuola di Petrosino, portare anche una succursale indirizzo turismo, dove veramente i nostri alunni possono formarsi sul territorio, possono portare avanti quella che è la nostra cultura, il vino, perché vino e turismo sono veramente un binomio indissolubile sull'economia stessa.